Conoscere la differenza tra l'evasione e l'elusione fiscale è molto importante, perché può fare la differenza tra pagare meno tasse e andare in prigione. Poniamo caso che Robert stia cercando un modo per abbassare il suo reddito lordo e ridurre l'importo che deve pagare al governo in tasse. Robert sceglie di eludere legalmente il fisco massimizzando l'intero importo di detrazioni fiscali e crediti di imposta disponibili per la sua attività. Ad esempio, può ottimizzare le spese aziendali e donare ciò che rimane a diverse organizzazioni di beneficenza, così che il reddito lordo imponibile sarà più basso da tassare rispetto a come sarebbe stato senza. Robert avrà dunque una fattura fiscale più bassa e una minore responsabilità verso il fisco. L'ottimizzazione fiscale è l'uso di diversi metodi e strategie per abbassare l'ammontare delle tasse dovute. Questo metodo è perfettamente legale e utilizzato da contabili e fiscalisti professionisti per salvare i soldi dei propri clienti. Se Robert avesse invece scelto la via dell'evasione fiscale, allora si sarebbe presto trovato in acque più bollenti. L'evasione, a differenza dell'elusione, è una pratica illegale che implica il non pagare intenzionalmente le tasse che sono dovute. Se percorresse questa strada, Robert sceglierebbe di non dichiarare i suoi guadagni all'Agenzia delle Entrate. L'ignorare i guadagni percepiti comporta il rischio di incorrere in accuse penali, di pagare multe e sanzioni cospicue. L'ottimizzazione fiscale, invece, consente ai contribuenti di recuperare le loro passività fiscali o spostare più avanti il pagamento delle imposte. Questa è un'opzione molto migliore di evadere il fisco, che vi farà guadagnare di più e non vi manderà in prigione.